No, tranquillamente, stanno lavorando. Cambro la vescica, c'è un eccesso di cambro la vescica. Io non posso pensare che la vescica la mettevo male. Cambro la vescica, sono perché qui, oggi, sono stati sulla vescica, una problematica al punto individuali che sono quelle delle opere pazze. Se io sequestro 14.000 tonnellate di opere pazze, vuol dire che 7.000 tonnellate scarti, insomma, colorati, tossici, sono stati portati dalle fonti, perché noi siamo la più grande fabbrica. I comitati di attività. Stiamo avendo tutti quanti con un milione di metà di lavoro, quindi una volta per sempre per giorno. È vero per tutti quanti. Che bella che amiamo, e questa gente è nostra cara, veramente, che sono contenta di venire in questa. Vero? Avete avuto modo di leggere il comunicato dei nostri vescovi della Terra dei Fuochi, Cardinale Serra, con il tempo. Noi andiamo per le discariche, ormai anche noi preti, guardi, a fotografare, a denunciare, a dire le cose che il signor ministro sa. Come la mano, la questo il muore di arrivo. Sì. Adesso che dobbiamo fare. La direzione del Pascale ha sentito il bisogno di fare una ludoteca, il che vuol dire che l'età dei pazienti si abbassa sempre di più. Non c'era mai stata una ludoteca in quell'istituto, in quell'ospedale, adesso sì, perché si abbassa sempre di più, sempre di più. Non c'è una famiglia che non c'ha un caso di cancro o di leucemia, è qualcosa di terribile. Ecco, però se questo è permesso. Bisogna avere i dati fermi, guardi, altrimenti, capisce? Sì. No, dobbiamo riuscire a confrontarci, sì. E poi dobbiamo. Le persone che vivono sul territorio sono le persone meno emozionali possibile, perché sanno bene le cose, hanno il polso della situazione, hanno il polso della situazione. La cosa importante è mettere insieme tutti, perché diciamoci la verità, signor ministro, ci può essere qualcuno che per un motivo o per un altro ha interesse a dire le cose in un altro modo. Bisogna ascoltare tutti i medici per l'ambiente, i medici di Pascale, i medici di base. Io vi posso dire una cosa qui, nessuno che ha un interesse riguardo in un senso o nell'altro, l'unico interesse è davvero conoscere le cose come stanno e poter intervenire in modo opportuno. Noi non abbiamo nessun interesse né a negare né a proprio non esistere. Sì, ma ci crede che non ha nessun interesse. Proprio per questo bisogna ascoltare le autorità locali, i sindaci, gli assessori comunali, i medici di base, i parroci, e la chiesa presente sul territorio. È un cammino che adesso disponiamo su questo primo risultato comincia oggi, perché io vabbè, ma in tutti lo facciamo adesso, lo diciamo insieme. Lavore. La salute della popolazione del nostro territorio, tema che spesso è stato più volte sottolineato da studi, da riflessioni anche regionali. Il punto è che ad oggi non abbiamo un quadro di riferimento certo, dati ufficiali o scientifici, che ci diano concretamente l'idea del perché da queste nostre parti abbiamo. E quindi le passo la parola, ringrazio naturalmente i sindaci presenti, che elenco tutti perché sono tutti i sindaci che da questa urgenza che abbiamo di dover fare qualcosa su un grande tema della salute dei cittadini. Grazie a tutti. Anche a seguito della pubblicazione di una serie di informazioni sulla stampa in quel periodo, per valutare meglio, sulla base di questo diremo, per valutare se l'incidenza della mortalità nell'area
gli esperti del direttore del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità, la dottoressa Stefania Sarmazzo, la dottoressa Busmeci, che è qui con noi, che è direttore del Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione in AS. Inoltre si articola in una serie di capitoli, esattamente 8. Nel primo capitolo trovate un'introduzione generale alla problematica dell'ambiente e della salute della Campania. Ovviamente il tutto, anche il mandato, era riferito soprattutto alle province di Caserta e alla provincia di Napoli, con l'esclusione della città di Napoli. Quindi nel secondo, che sono state comunicate al Ministero dell'Ambiente, le discariche autorizzate oppure quelle, è di fatto un capitolo che riguarda importanti con riguardo alla tematica che stiamo andando ad analizzare. Nel capitolo 7 ci sono invece le conclusioni del gruppo di lavoro, e nel capitolo 8 il gruppo si è ha fatto al Ministro delle proposte che sottopone alla sua valutazione su una serie c'è da considerare che i tassi sono comunque in diminuzione in tutta la regione. Il 40% della mortalità, ma troverete tutti i dati, le tabelle sono molto di dettaglio. Passando invece a valutare l'incidenza di questa particolare incidenza di alcuni stili di vita diciamo non pienamente corretti, cioè la Campania per esempio ha un eccesso di obesità e di eccessi polmonari, un eccesso di fumo, un eccesso di sedentarietà, che in qualche maniera vanno considerati nell'analisi di questi influenzati. C'è certamente una maggiore difficoltà di accesso alle strutture sanitarie per quanto riguarda soprattutto le fasce socialmente più basse, e il frazionamento di dati ciascuno all'interno del sistema diventa un fattore fondamentale, perché le informazioni che si diffondono e le prassi che si mettono in atto possono in qualche maniera essere sostenute, e ce ne sia diciamo, le malattie che non derivano da un agente infettivo, tra le quali troviamo tutte le patologie croniche, respiratorie, cardiovascolari e le piccole. Dell'esposizione dovuta a una specifica forzante che nel nostro caso di specie si adottano delle procedure praticate a livello internazionale, le quali l'individuazione delle sostanze eventualmente emesse, la dose, le concentrazioni connesse a valutazioni del rischio per esposizione a rifiuti, è che non basta semplicemente individuare da una parte la forzante, quindi da una parte i rifiuti, valutare, misurare gli effetti, ma se noi non sappiamo, ci mancano tutte le informazioni, diciamo, che permettono una corretta valutazione del rischio, quindi quello che c'è, come queste sostanze emesse dai rifiuti, se l'esposizione a rifiuti è un'esposizione, non è diretta, perché già l'etimologia stessa della parola rifiuti è qualcosa che viene rifiutato e quindi viene allontanato, e quindi dovrebbe essere gestito, se vengono attuate le procedure di derivazione comunitaria che ha già normato sui rifiuti a partire dagli anni 80, per distinguere una modalità corretta di gestione dei rifiuti da una modalità non corretta che porta ad un abbandono di rifiuti. Più volatili, delle sostanze meno volatili, avremo una contaminazione delle matrici suolo e quindi per percolazione anche della falda, e quindi in questo caso si parla di un'esposizione indiretta, perché non è direttamente rispetto al rifiuto, ma indiretta attraverso le matrici ambientali contaminate dalle sostanze emesse dal rifiuto. Quindi questi sono quindi, come vi dicevo, quello che normalmente manca, sono carente negli studi condotti in presenza di rifiuti, ma non sappiamo se poi veramente a cui c'è stata un'esposizione e con che modalità e con che dosi soprattutto, perché io posso avere anche costituiscono un inquinante ubiquitario e quindi siamo esposti tutti a diossine. L'esposizione e quindi della dose che arriva all'uomo diventa fondamentale. Per questa ragione noi abbiamo nel primo studio del 2004 su mandato della Protezione Civile, era anche in collaborazione con CNR di Pisa, compresa, ho mappato congiuntamente con l'APA
dando, assegnando un punteggio a questi siti di le risultanze di questo primo studio che è pubblicato, e quelle risultanze sono non note ma arcinote, individuano in effetti delle alterazioni sullo stato di salute delle popolazioni residenti in quei siti che avevano avuto il punteggio più alto e quindi erano quelli dove erano. Poiché anche in questo caso mancava una puntuale valutazione dell'esposizione, seguentemente la regione Campania, diffusi perché sono disponibili sul sito della regione e stanno per essere pubblicati su una rivista internazionale. Serviorec è uno studio che è andato a valutare l'esposizione attraverso un studio di biomonitoraggio, andando a selezionare, come dicevo, fondamentalmente tra Napoli e Caserta, quindi a nord di Napoli e a sud di Caserta, pubblicazione, e questo ci ha permesso, in questo studio, quello che è il controllo che viene fatto da parte del Ministero della Salute, del Servizio Sanitario Nazionale, sugli alimenti e in particolare per quanto riguarda le contaminazioni da diossine. Mi riferisco in particolare ad un periodo abbastanza lungo, perché dal 2001 al 2012. Per la prima volta nel 2001 ci rendiamo conto che esiste il problema delle diossine in Campania, a seguito di un controllo casuale disposto nel piano nazionale integrato dei controlli. Su 50 campioni che erano stati tutta una serie di controlli che sia su base regionale sia su base comunitaria hanno permesso di monitorare nel tempo tutto 2006-2009 e altri 282 nel periodo 2010-2012. E Napoli 959 allevamenti bufalini con una positività di 87 aziende che erano state riscontrate positive. Questo però ha permesso innanzitutto di impedire la circolazione di latte di prodotti lattiero-caseari e di per parte di questa conferenza stampa. Saluto naturalmente il sindaco, il signor prefetto, il rappresentante della regione, il senatore Calabrò, e saluto tutti i sindaci presenti nel territorio. Diceva il sindaco all'inizio, abbiamo bisogno di un quadro di riferimento certo. Ecco, questo è stato proprio ciò che mi aveva spinto a luglio a chiedere questo rapporto. Che ha richiesto più mesi, più tempo di quello che inizialmente sembrava possibile, proprio per dare un quadro di maggiore certezza. Però ecco, sottolineo che si tratta di un primo quadro di riferimento relativo a quanto sinora accertato dalla letteratura scientifica internazionale e nazionale, ma siamo a un primo quadro di riferimento. Il nucleo io lo sintetizzerei così, trovati validati scientificamente, non risulta un nesso causale accertato tra esposizione a siti di smaltimento rifiuti e specifiche patologie, ma potenziali implicazioni sulla salute non possono essere escluse. Noi non partiamo da zero per conoscere la questi mesi, ci sono centri di ricerca, unità operative all'interno di diversi progetti e programmi, la maggior parte dei quali facenti capo al Centro Nazionale di Prevenzione e Controllo delle Malattie e degli Attori di Rischio, attraverso progetti di prevenzione, di conoscenza e monitoraggio. Cioè non è che partiamo da zero, ma credo che sia il momento, questo almeno è il giudizio che mi sono fatto da parte, però l'impressione mia è che ci voglia un cambio di marcia, insomma, cioè che tutte queste cose, ho qui un elenco di progetti attualmente in corso che riguardano l'Aversano, no? E sotto, come potete vedere, ci
circa una decina di pagine, cioè di elencazione di azioni, alcune operative al momento. Cioè il secondo momento verrà dopo, diamoci una ventina di giorni, non di più, ecco, forse meglio 15, le associazioni della società civile del territorio riuscire a condividere il quadro epidemiologico e a dotarci di ulteriori strumenti di indagine e di azione. Condividere il quadro epidemiologico perché, ecco, allora, questa risposta di sanità pubblica non è accertato un nesso di causalità e che ha luci ed ombre, però comunque c'è una maggiore problematicità, devo avere una risposta di cura evidentemente adeguata a questa attenzione, ma va inquadrata, va atto per la sanità 2013, sono tutti atti che partono adesso, quindi sono atti dei quali probabilmente il loro completamento vedrà. Come fa il ministero a escludere il nesso di causalità se non se i dati non sono certi? Se i dati non sono certi, come dicevo prima, su Mecidi non avete molti dati praticamente su quelle che sono le emergenze sul territorio. E quindi ecco quello, se è una coincidenza il fatto che a Castel Volturno, per esempio, c'è un altissimo numero di leucemie, tumori ai polmoni e gli stessi medici della clinica Pineta Grande, che è una sorta di avamposto sulla Domiziana, dicono che il 98% dei tumori è inoperabile, e la stessa ASL, da dati che purtroppo non sono ufficiali, purtroppo perché non ci sono dati ufficiali su questi problemi, dice che negli ultimi anni è aumentato il 500% l'assistenza domiciliare ai malati di cancro. Quindi volevo capire, senza dati certi, come fa a escludere un nesso che sembra esserci, visto che in certi territori... integrale. Allora, il nucleo è, non risulta a oggi un nesso causale accertato. Le malattie si misurano essenzialmente con i tassi di mortalità. Come si costruiscono i tassi di mortalità? Valutando i flussi del sistema statistico nazionale basati sulle schede. Di questo settore, cito il professore Giordano, vedo in aula Antonio Marfella, perché loro contestano un dato che secondo me è legittimo, perché non fosse, dopodiché fu fatta immediatamente una decreto da parte del commissario, quindi il registro tumori della Campania da un mese a questa parte. L'impostazione che ha dato il governo è stato cambiato, il comitato tecnico scientifico e l'organo operativo, cioè i vostri provvedimenti regionali, perché nel recepire il registro l'avete modificata, la legge approvata all'unanimità 6 mesi fa dal vostro decreto, come giunta è completamente diverso da quello che c'è nella legge. L'organo operativo doveva essere l'Istituto dei Tumori, così che organizzasse uno studio presso il Ministero e non presso l'Istituto Superiore di Regione Campania. Poi vorrei chiedere una cosa, vorrei precisare se è vero, e ho finito. Dottoressa Musumeci, le leggo quello che io ho strapolato dalla relazione, dal lavoro che voi avete scritto sullo studio Sevier. È così. Questo è un virgolettato, sono due frasi, un sicuro e l'inferno. Seconda frase, la più importante, non sembrano così... Non è su divisi indexata. Non è pubblicato su rivista indexata, è pubblicato, ma è come potete scrivere voi, è su quel giornale. Ormai la consapevolezza, come dicevo prima, è aumentata moltissimo e noi siamo da veramente pronti a poter interfacciarci con i dati. I dati sono veri, sono stati fatti dei dati importanti, perché veramente lo studio che ha fatto l'Istituto Superiore di Sanità è validissimo. Il problema che voglio dire anche ai giornalisti è la lettura di queste sfumature.
Ma poi anche quella c'è. Angelo, scusate ragazzi, mi fa permesso? Permesso? Permesso, secondo te se ci sono possibilità di passare? Amateo, gente del bla bla bla. Faltucci non deve venire a Chiaiano, si viene a terra tramite la Furnezza. Furnezza! C'è un guaio a Chiaiano! Dicele, c'è ancora zona di sequestrato, lo vogliamo l'attimo. C'è ancora tutta roba sequestrata, Furnezza! A te tutta la residenza noi, tremenda! Proprio dal ministero, non dalla stampa non lo scrivo. Noi è emittente televisione. I campani si sono stancati! Si ci avete rotto le scatole! Allora adesso state pensando di costruire dei inceneritori, quattro nuovi inceneritori, per continuare a inquinare tutti i rifiuti d'Italia. Schifosi! Siete buffoni! Tutti inquisiti, tutti legati direttamente o direttamente a quella criminalità organizzata che ha avvelenato le nostre terre, e noi lo diciamo qui in quelle terre di questi camorristi, vergognatevi, vergognatevi! Senti, mo non posso parlare, dai. C'è il rimanere a me, non siamo stati istituzione. Vado lì a Balduzzi, nella discarica di Chiaiano. No, non vi preoccupate, quella creatura, vedete, c'ha la carta. Qua è uscito, l'ho aspettato, assassino!
ingegneria. Andiamo in ingegneria. Il ministro tra poco andrà alla facoltà di ingegneria qui ad Aversa. Andiamo a fargli capire anche là che non è una persona gradita nelle nostre terre. Alla domanda se c'è correlazione tra rifiuti e l'aumento delle malattie. Malattie e rifiuti, ha continuato a rispondere di no, non ha dato risposte certe sulle bonifiche, non ha dato risposte sull'implementamento delle misure sanitarie in una regione dove si stanno smantellando, dove la sanità si sta smantellando e dove la gente continua a morire di tumore. Il ministro ci ha incontrato, ma non ha detto quello che i cittadini vogliono sentirsi dire, non l'ha detto. Solo l'ha preso in giro. Non parla dell'aumento di malattie. Come sempre, non sanno ancora, noi stiamo volando. Avete detto sopra in camera caritatis col ministro? Non era una camera caritatis, abbiamo detto quello che è il nostro pensiero, che secondo noi quello che si è detto in aula non era, almeno non era in ampiezza tutto il problema che noi viviamo qua. Insomma, la risposta del ministro? È la risposta del ministro, lui si barca bene come ha fatto anche in aula, vedi, ognuno fa la sua parte, lui logicamente si attiene a questo benedetto studio Sebiorek che dice quelle cose là, lui d'altronde mi sembra che non sia neanche un medico, no? Insomma, no, è laureato in giurisprudenza. È in giurisprudenza e quindi deve attenersi per forza a quello che gli dicono gli altri. Il fatto che gli altri però non vivono sul territorio ci siamo noi, i rochi li viviamo noi. E gli ho detto, ministro, mi si venga a dire che fumare una sigaretta mi fa venire il cancro al polmone, fumare 20 rog al giorno non mi fa venire il cancro al polmone, scusatemi o no. E poi tutto quello che è successo, i terreni sequestrati a Trendola, a Ducenta, perché ci sono stati sversati tonnellate di rifiuti tossici. E ad Acerra c'è stato l'altro giorno il processo Carosello, ultimo atto, contro i Pellini, dove il pubblico ministero Libera diceva che ci sono state sversate 530 tonnellate di fanghi tossici. E dico, e se io vado a mangiare il cavolfiore che è stato coltivato in quei terreni, che cosa mi succede? Niente mi succede. Il problema è più ampio, i cittadini lo vedono, noi cittadini lo vediamo in un modo più ampio, pensa anche all'amianto, no? Io respiro l'amianto adesso, ma il cancro al polmone mi potrebbe venire tra 20 anni, quindi è normale che non ci sarà più il ministro Balduzzi, non ci sarà più nessuno, ma intanto l'abbiamo respirato perché l'amianto sta nelle nostre campagne. È più ampio il problema, però quando loro parlano così, la cosa importante secondo me è che qualche mese fa lui diceva non c'è nesso, adesso invece sembrava... Però era più malleabile, se hai notato. Dice, dagli studi adesso sembra che non ci sia, ma questo non vuol dire che... E poi ha detto, questo è un primo atto, ci sarà un secondo... No, io almeno così, io così l'ho percepito. Mi è sembrato molto più possibilista, dottore, è così o no? È possibilista all'inizio. Lui ha detto che ci dava una possibilità di riconoscerci come interfaccia. Io come medici per l'ambiente ci siamo proposti per fare da tramite tra un ministero che molte volte tende a negare sempre tutto e la popolazione che avverte veramente il rischio, perché noi medici dell'ambiente siamo convinti che il nesso di casualità esiste. Cioè, il registro dei tumori qual è la verità? Registro dei tumori, io lo dico in 5 parole. 2010 dicembre abbiamo fatto noi il registro dei tumori, l'abbiamo scritto noi la legge per fare un registro dei tumori unico. Tempo fa l'assessore alla sanità Montemarano mi disse, dottore Rivezzi, lei il registro dei tumori non lo vedrà mai a Caserta. Perché? Mi disse, io gli chiesi perché, e lui non mi rispose. Lei cosa pensa? Secondo punto, il registro dei tumori c'è stato un decreto e hanno modificato lo staff tecnico e noi siamo stati i primi a essere cacciati fuori, perché in effetti noi avevamo scritto la bozza, l'ho scritta io nell'ordine dei medici di Napoli dicembre 2010, va in commissione,
facciamo il registro non è ben voluto dall'Istituto Superiore di Sanità o da altri... Ma lei che sta all'interno, che cosa pensa? Perché io? Il registro dei tumori non lo faranno. Fammelo dire, io l'ho seguito e ho lasciato le carte al Ministro. Allora, viene approvata la legge all'unanimità dal Consiglio regionale sul registro dei tumori nel luglio del 2012. Fanno un errore grossolano. Qual è l'errore grossolano? Mettono in impegni di spese di 1,5 milioni. È evidente che c'è un'incostituzionalità che ha sollevato il governo, perché c'è una legge dello Stato che prevede il rientro della spesa. D'accordo? Fatto questo, vorrei finire. Fatto questo, il dottor Calabrò, che si è sparato un'altra buffonata adesso, cosa fa la giunta regionale? La giunta regionale fa ben due decreti, perché il primo, poi ne fa un secondo, se vuole io ve le do, perché era sbagliato, in cui si fa carico di approvare il registro tumori, però lo stravolge, lo modifica, cambia il comitato tecnico scientifico, ci toglie tutta una serie di figure. Io su queste domande non ci cado, io le dico come sono andati i fatti, perché sennò vengo querelato. È chiaro, quindi io le dico che è chiaro, di fronte a me io non le rispondo, perché sennò posso essere querelato. Io posso solo dire che il decreto Caldoro 1 e 2 è stato cambiato il comitato tecnico scientifico, togliendo le pelure. Oltre a questo, la cosa più grave, come a Milano è previsto che sia un organo tecnico che gestisca un registro tumore ed è l'Istituto dei Tumori di Milano che gestisce i dati, così la legge regionale prevedeva l'Istituto dei Tumori di Napoli al Pascale. Nel decreto fatto da Caldoro 1 e 2, cosa fanno? Trasferiscono questo organo operativo, lo trasferiscono all'assessorato alla sanità. È come se il ministro della sanità facesse fare dei lavori scientifici non all'Istituto Superiore di Sanità, ma ai suoi funzionari, che sono dei funzionari amministrativi. Queste sono le due cose. E qui sono... Se la nostra ipotesi è vera, allora, vedremo se eventualmente questo registro dei tumori prende atto, prende parte. Visto che non è partito ancora e probabilmente si imballerà, noi saremo di nuovo pronti per fare altre battaglie, per far fare il registro dei tumori. Dottore, ma la soluzione per risolvere il problema è equipararsi all'Europa, qual è? La soluzione per equipararsi all'Europa è stare meglio. In che senso? Va bene, noi non ci possiamo equiparare ancora all'Europa se non risolviamo un problema di fondo che i cittadini hanno capito, ma le istituzioni probabilmente ancora non l'hanno capito. E noi cerchiamo di... Noi dobbiamo assolutamente migliorare il nostro livello, perché il discorso salute è un discorso che è ampio, è vasto, e come ha detto anche il Ministro, il discorso che si è scagliato contro il sistema sanitario campano dicendo che muoiono di più perché non vengono curati bene i pazienti oncologici. Questo è ancora peggio di dire ci sono gli rifiuti tossici, perché significa che anche il sistema sanitario campano non regge. E noi, io sono stufo, io da faccio il pediatra e i miei colleghi pediatri dicono che ci sono anche bambini che prendono il tumore. Ogni pediatra sta cominciando ad avere anche bambini che hanno il tumore, dove il problema è nascono già con l'input del tumore, perché lo stress ambientale di 25 anni fa purtroppo sta cadendo sulle nostre spalle e tra 20 anni saremo ancora peggio. Dottore, una domanda, però c'è anche un problema, che c'è anche una classe dirigente sanitaria incompetente perché messa dalla politica, che si alterna poi. La classe sanitaria si è venduta moltissimo al discorso politico negli ultimi anni, lo sappiamo perfettamente bene. La salute dovrebbe essere libera, dovrebbe avere questa opportunità, e molte volte la sanità buona è stata soffocata da questo discorso, da questo andazzo. Il medico che portava voti è finita l'epoca, per piacere. Oggi serve il contenuto, oggi serve veramente chi studia. Io ho fatto una ricerca sulla diossina in Campania, sul latte materno, per capire veramente se nella donna nostra di Caserta ci fosse diossina. Non ho trovato valori elevatissimi, tranne in qualche donna che ho trovato dei valori altissimi, molto più di Taranto. Però ho trovato su una situazione che eventualmente anche nella donna è contagiata.
Allora questo accumulo di sostanze inquinanti io non voglio che succeda più. Io voglio tutelare i miei figli e anche i figli dei miei amici. Per cui è questa la cosa importante. Quello che diceva lei. In che modo? Col biomonitoraggio. Penso che il miglior modo per tutelare la salute è quello, non inquinare la nostra terra. Ci sono prime cose. Uno, la prima cosa è che riconoscere che le malattie croniche... No. Mi hanno fatto una domanda, scusi. Le malattie croniche sono legate all'ambiente? Sì, c'è un problema epigenetico che porta a questo e porta a quello che abbiamo visto prima sulla malattia della sensibilità chimica multipla, che è veramente una patologia che può essere trovare la sua eziologia nell'ambiente. Il diabete può essere collegato a questo e anche i problemi oncologici possono avere, perché il problema oncologico è questo il punto, che la nostra capacità di difenderci dal tumore la cominciamo a perdere. Prima i tumori a 100 anni venivano a tutti quanti, adesso viene l'età si è abbassata perché stiamo perdendo con una proteina che è un oncosoppressore, stiamo perdendo la capacità di poterci difendere dalla patologia oncologica, perciò abbiamo dei donne che hanno dei tumori del seno a 30 anni, a 20 anni, 22 anni e abbiamo le patologie tiroidee che esordiscono anche a livello dell'adolescenza. E ciò dipende comunque dall'inquinamento. L'inquinamento innesca un meccanismo. Soprattutto quello del colon retto, perché è il diretto passaggio dall'alimentazione. Per esempio Aversa c'ha un indice di rischio tra questo studio che vedete 1.33, quindi un rischio elevato, di rischio relativo elevato per tumore allo stomaco. E il colon retto? Aversa, Teverola, Marcianise, tutta quest'area. Il rischio non è che per fare in modo che l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero dichiarino che il nesso c'è, bisognerà che i tumori raddoppino? No, 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 con questo metodo non lo potranno ammettere mai. Quindi anche quando ci sarà un'ecatombe? Sì. Perché è questo il discorso, perché noi stiamo cercando di poter far cambiare certi sistemi di valutazione, non più di valutazione, la lettura dei dati. Io i dati dei cluster analysis, questo lavoro che abbiamo pubblicato nel nostro comunicato stampa, fa vedere che in determinate zone, in questa zona qua ci sta più tumore vescicale. E manca a farla apposta, i carabinieri sanno che in quella zona ci stato versato delle cose, dei fusti con delle altre componenti. In altra parte ci sta un tumore maggiore di un'altra cosa. Quando loro fanno degli studi di macro aree, non troveranno mai nulla. Quindi dovranno analizzare singole... Il problema è, uno, trovare immediatamente l'innesco che il mondo scientifico capisca che lo stress ambientale modifichi l'epigene. L'epigene è la capacità poi dopo di dare un'informazione sbagliata a mio figlio. Io modifico l'epigene, quindi ci do un'informazione come un virus, uno spyware che nel computer ti fa vedere una cosa che sembra buona e poi tiene qualche cosa che non va. In effetti è quello che sta succedendo. Infatti comincia a vedere qualcosa che non va nelle micromalformazioni dei bambini. Io faccio il pediatra, vedo molte più ipospadie, malformazioni ai pisellini dei bambini, vediamo molte più situazioni collegate con la palatoschisi oppure eventualmente delle altre piccole patologie malformative che sono il doppio rispetto a quelle che attendevamo. Un po' una Chernobyl dell'inquinamento. L'inquinamento è per quello che c'è stato, ora l'inquinamento dobbiamo passare a una fase successiva, quella fase della sicurezza alimentare e quindi i sindaci devono intervenire. Il sindaco? Sì. Sindaco! I terreni genericamente possono essere tutti inquinati. Tu, però, sindaco, potete venire un minuto? Però il sindaco potrebbe andare a circoscrivere delle aree. Perché siete chiamati caso non come sindaco Soria, ma come sindaco dell'agro così. No, io sono il sindaco di Aversa, non immaginiamo. Dicevo, allora no, io stavo illustrando una proposta che i sindaci e forse probabilmente Sagliocco, che è una persona che è stato vicino molto al mondo sanitario, può capire, può captarla molto bene. Noi medici per l'ambiente abbiamo proposto, sindaco, che in effetti i sindaci dei vari comuni o delle varie gruppi di comuni possono andare a determinare e circoscrivere le micro aree di criticità ambientale specifiche dove c'è una coltivazione, una mappatura dei terreni più a rischio dove c'è la microdiscarica già verificata, che ci possa dire eventualmente in questa zona qua, senti tu che sei proprietario di questo terreno a fianco, tu non puoi coltivare queste cose, probabilmente io ti darò anche una mano.
problema è che la falda è inquinata. Sì, questo il problema è che l'acqua è inquinata. Bravo. Allora, il problema è che è un problema industriale. Ascolti, parlo della sicurezza alimentare dei prodotti. No, sono d'accordo con quello che lei. Però guardi, molti metalli pesanti possono essere ridotti moltissimo se eventualmente io vado a circoscrivere delle aree, perché non posso perdere tutto l'agroalimentare. Aversa è anche sì, queste sono varie soluzioni, però in pratica se a livello il sindaco che dovrebbe il sindaco potrebbe dare l'opportunità di collegarsi con l'ossa. Scusami, il cognome? Gaetano Rivezzi. Gaetano, scusami. Sì. Il modo più autenticamente utile per confrontarsi su questi temi di cui si sta discutendo sono decenni. Il primo studio che viene fuori, l'ha detto il ministro, abbiamo anche in qualche occasione letto. Abbiamo fatto anche delle riflessioni come territorio, come consiglio regionale. Lascia stare che l'ha detto il ministro, quello che ha detto il ministro l'ha detto lui. Quello che non hai capito non ritiene che sia, diciamo, stato valutativamente, insomma, sufficiente, è un parametro che non spetta a me chiarire questa sera. Noi abbiamo un solo dovere, sindaci cittadini di questo territorio, innanzitutto di essere in condizione di discutere dei nostri morti in maniera assolutamente autonoma e nel merito e nel metodo in maniera appropriata, perché noi di fatto stiamo a registrare da 10, 15, 20 anni sempre le stesse storie senza che si arrivi a conclusione, salvo i profeti che di tanto in tanto si inventano di essere protagonisti. Allora il meccanismo che secondo me va messo in circuito, e lo faremo questo nei prossimi 10 giorni, così come per seguire la gente che ha descritto il ministro, mi ha detto Dio, possiamo una volta tanto credere a qualcosa? È bella, è l'aspirazione nostra, è credere in questo mese di gennaio, dove possiamo immaginare di... Senta, ma lei che sorride, e io non so per quale ragione sorride, non so se è un fatto di, diciamo, di... Io le marchette tue non le conosco, tu non conosci le mie, per cui io non ti consento di parlare di marchette se non nei luoghi più i prostiboli che forse si frequentano. Quando vuole in Parlamento, quando vuole, dove io non ci sarò in Parlamento, ne parlerai con quelli che ci saranno. Noi abbiamo titolo a rivendicare una nostra condizione di consapevolezza. Quando parliamo di agroalimentare dobbiamo sapere con precisione di che stiamo parlando. Le speculazioni non le faremo fare a chi che sia. Per cui questo territorio, l'occasione di stasera, ha conclamato un dato. C'erano tutti i sindaci, con i sindaci noi faremo tutto quello che è necessario fare per cercare di tentare di evitare che si occupi una spazio improprio a cura di soggetti inidonei, che facciano una riflessione seria i sindaci, e sul piano del metodo e del merito, consapevolezza a cura di chi ne sa più di noi. Sì, e su questo ci confronteremo con tutti. Con tutti quelli che hanno titolo, però. Perché io non posso pensare, caro. Posso pensare che un medico di base possa avere la presunzione in forma singola. Il rapporto con il ministro, perché a me pare un poco improprio come ruolo e come competenza e come cognizione di merito rispetto alla grande questione che stavamo dicendo, è quella oncologica, la quale non fa sconto a nessuno, anche a chi pseudo protagonista che si avventurano su questo argomento, no? Che è un crinale molto molto ripido, pensando di far carriera. Questo è il dato, lontano da noi questa idea. Io ce l'ho in generale con tutti quelli. Io penso che faccio il ragionamento: se tu c'hai la coda di paglia, io non te la devo spegnere io. Buona serata. Grazie, sindaco. No, la risposta lei sta le panze. Quali sono? Il sindaco fa campagna elettorale. Il problema non si può risolvere a livello comunale. Il problema è un problema industriale, è un problema connesso alla struttura stessa della nostra industria, che trova la sua capacità economica nello sversamento illegale dei rifiuti. E il sindaco è connivente. Il sindaco mi dice che in un mese risolve il problema. Da quanto tempo è sindaco? Da un anno? Da due anni? No, lui il sindaco specifico. E il mese di gennaio risolviamo il problema. Un problema di connivenza in base alla quale il sindaco ha detto inizia un processo per quanto riguarda persone e autorità specifiche e superiori, non certamente un architetto che non ha nessuna esperienza, né un medico di base.
per tutta la sua laurea, bravissimo, impegnato, esperto, non possa dare delle soluzioni dopo 25 anni. Questo ha detto il sindaco. Unitamente a tutti i sindaci dell'Agro Aversano si avvaleranno sicuramente delle strutture universitarie sul territorio, di medici impegnati, di associazioni. Questi possono dare un risultato. Unitamente a chi? Chi è preposto alla salute pubblica? Qual è l'assessorato regionale alla sanità, il ministro, l'istituzione? Questi sono gli enti, non certamente io e lei. Potremmo essere anche impegnati, esperti, ma certamente non potremmo trovare la soluzione. La soluzione è collegiale, collettiva, perché non è un problema. È tecnica, è anche tecnica. Poi io non sono un tecnico. Il problema dell'inquinamento certamente non è nostro tipicamente industriale. Noi abbiamo una carenza nella nostra, ma quale industrie ci sono? C'è più la contraffazione. È venuto da fuori, certamente, i rifiuti, ma non certamente sono state le piccole fabbrichette che abbiamo noi qua ad inquinare, ma sono stati altrove, quelli del nord, a versare illecitamente nelle nostre zone, quindi guadagnando, e sono stati tanti. Quindi è un'omertà di tutta la classe politica che non ha. In questi gli ultimi 25 anni è partito. Allora, governi di destra e di sinistra, della classe la dobbiamo smettere di dire, come pure il problema oggi può risolvere, non certamente con queste etichettature di ecologisti di comodo che non capiscono niente. Raccontare alla gente che colpa, un po' più di professionalità. Raccontare alla gente che colpa sua. Sia perché... a Napoli. C'è da oltre 3 anni un termovalorizzatore nell'area ove est di Napoli, piccolo di dimensioni, con tutti gli accorgimenti tecnici evoluti a livello europeo. Questo è peggiore del termovalorizzatore. Ma lei non capisce niente. Ma guardi, lei non capisce niente. Parlare, allora, il problema ma c'è tutta l'Italia e tutto il mondo. Lei non sa con chi sta parlando, è orientato in questo non capisce niente, lei non lo può dire assolutamente. Ma è sicuramente lei non può dire e parlare di scientificità. Assolutamente. Ma voi non capite niente. Che non conosce, non capisce niente. Lei non lo può dire. È un problema italiano, mondiale, che non capite, e teniamoci la profittando, teniamoci quelli. Lei deve avere vergogna di parlare in questo. Lei non capisce niente perché. Perciò teniamo questo qua, questa è la vostra colpa. Questi vi faranno un mazzo così, ma perciò perché è la nostra generazione, ma quale che ne ha fottute, la sua e la mia. E chi l'ha fatto? Ma non capisci, ma io non capisco. Lei non è stata da nessuna parte. Allora, ma sempre a casa. Sempre a casa. Però si va a cavallare, non si capisce niente. Ma ha paura. Ma lei di chi? Ma che se ne va? Ma lei capisce niente. Lei sa con chi sta parlando? Ma chi sta parlando? Lei non può permettersi. Ma chi è io le dico io. Ma lei non dice niente. Perché con la sua e la mia generazione siamo responsabili della merda che ci hanno sversato. Siamo noi che dovevamo protestare, le nostre generazioni, come le banche e come la mafia. Noi abbiamo combattuto, lei dove stava? Stava nascosto. Io e lei no, cosa? Questa generazione di oggi non si è saputo ribellare come noi del 68. Lei non capisce niente. Io dove sono stavo? Uno del 68. Ma ero Stivo, tu a Napoli. Io a Napoli. No, sei a Caserta. Ma vira si vince si tant'anna mi hai capito e allora ma che come fa a parlare vicino a un giovane lei non capisce niente. Dottore, ma voi dite alle telecamere l'aspetto tecnico e cosa non litigate, ma guarda un poco, ragazzi, io una cosa sola voglio dire, no, lei non capisce niente. Allora, vabbè, ma voi dite alle microfono la vostra. Lo stai dicendo a giovane? Lei è un ignorante! Perché l'ho detto così? Non è senso di. Ma non potete fare così. Dai. Allora, il dottore avete esposto vari aspetti e noi vi diamo l'opportunità. Non può permettersi di un giovane. Questi sono dei giovani impegnati. Lo so, ci toglieranno le pietre dalle scarpe, hai capito? Non può parlare ma in questi termini. Ma infatti stiamo dando l'opportunità di... Deve vedere chi è questa fascia. L'abbiamo sono visto. Quelli che oggi ti stanno facendo il culo.
Ma infatti l'abbiamo ripreso. Però mo, non ci confondiamo. Noi andiamo sul problema. Il problema vero qual è? Il problema vero è che parlare di stile di vita è un modo per colpevolizzare la persona, per colpevolizzare la gente, è un modo anche per dire una cosa vera, perché noi mangiamo prodotti inquinati da un sistema industriale che trae la sua sussistenza dallo smaltimento illegale. Ma fondamentalmente il problema vero è che vi stanno colpevolizzando, è colpa vostra, siete brutti, siete sporchi, siete cattivi, e quindi non vi lamentate, non chiedete al sindaco di cambiare, il sindaco non cambierà mai nulla, il sindaco pensa solo ai soldi suoi. Chiedete a voi stessi di cambiare, ci avete un solo modo, mandatela a casa. Grazie. Ci voglio la lei che è medico. Allora, no, io non sono un medico, io sono un ex impiegato civile della difesa e sono un grillino e me ne vanto da 6-7 anni. Allora il problema è questo. Il problema è questo. Il problema è questo. E io non sono praticamente uno che viene, ho fatto 15 anni di sindacato, quell'imbecille se n'è andato, va bene? Sì. Sono un sessantottino, sì, quindi lui non si deve proprio permettere. Vabbè, il problema è questo, che la politica è fatta praticamente da persone che sono ormai dei professionisti, cioè hanno perso il contatto con la realtà. Con la realtà umana fatta da noi, persone così. Allora Beppe Grillo, quando dice che questa classe politica deve essere praticamente, deve andare a casa, dice una verità sacrosanta, perché in effetti ci troviamo di fronte a delle persone che ormai non hanno cuore, non hanno sensibilità. Ora in questa zona noi è chiaro che abbiamo dei problemi gravi, di camorra, abbiamo problemi e tutto quanto, e quindi è un poco difficile praticamente fare politica in un certo modo, però devono avere il coraggio di andarsene a casa. E questi giovani oggi, i grillini, sono quelli che ci toglieranno praticamente le pietre, cioè saranno il futuro praticamente. Ve lo permetteranno, ma voi praticamente siete autorizzati a fare qualsiasi cosa. Io ti ho visto in azione, calmate un po', perché io negli anni 70 praticamente ho fatto ammazzate con la polizia, ci siamo da sindacalista, e oggi ho paura, perché questa gente comunque fa un certo mestiere. Questo è semplicemente, ma lei ha visto, politico, ma lei ha visto con che proprietà di linguaggio parlano, fanno di come si ha, è finita. È finita, qui abbiamo dei problemi drammatici che vengono da lontano. Quando parliamo di banche, questa è la nostra che citiate, però qui c'è anche un problema per chi si interessa un poco di signoraggio, noi sono cose che trattiamo praticamente normalmente. Qui abbiamo praticamente dei criminali, parlando di economia, i quali fanno soldi con gli altri soldi, è finita, non si può più. Praticamente noi diciamo che le banche sono praticamente, quindi in effetti, allora, e concludo perché praticamente poi mi sono un poco innervosito, no, perché vabbè, vedere un coetaneo che possa fatto pure Satella e poi se ne va, no? Ricordiamo una cosa, che però parliamo del problema senza, ecco, la campagna. La monnezza che avete per strada è solo la scenografia al problema industriale, e il problema industriale non lo toglierete mai di mezzo se non cambiate i vostri sistemi di vita, se non vi adattate a fare la raccolta differenziata, se non vi adattate ad essere meno consumisti, ma soprattutto, lo ripeto, se non li mandate a casa. Grazie. Comunque, inerendo ai tumori che teniamo in Campania, più calcata la provincia di Caserta e Napoli, vengono da lontano. Io ricordo, lavoravo a Napoli, fine 89, inizio 90, cosa facemmo? Col sindacato, e ci stava pure Raffaele Sardo, in una riunione accesa, denunciammo sulla stampa cittadina e non solo cittadina la situazione che atterravano i rifiuti tossici nel Giulianese alla periferia di Aversa. Mo fu estesa questa situazione. 90-91, fine 90, inizio 91, in quel periodo le istituzioni bianche, rosse e verdi se ne strafregarono.
perché purtroppo quelle situazioni, no, da allora arricchivano a chi di dovere. Oggi ci troviamo in queste situazioni. L'ultima novità: il comune di Aversa non è colpa di Peppe Sagliocco, perché è semplice a scaricare su chi tizio Sempronio Ca. Oggi noi paghiamo, e paghiamo profumatamente, la spazzatura. Risultato: vai al comune a pigliare le buste, sono finite, non ci stanno. E da quanto tempo? Stamattina siamo andati al comune, le buste sono esaurite. Sì, ma questo fenomeno da quanto tempo sta? Da oggi, ieri. Lui, lei diceva, ma io l'ho preso 20 giorni fa, le buste, solo quella umida l'ho presa, e sono finite. E allora, per... E la risposta perché? E sono finite, i soldi non ci stanno forse, però per sentito dire, non lo so se è vero, queste buste sono state pagate da noi cittadini per una gara d'appalto vecchia, 570, mi sembra, 575.000 euro. Mo il sindaco, e ripeto, non do la colpa a Peppe Sagliocco, attuale sindaco, il sindaco mi sa che tramite altri personaggi farà una gara d'appalto, che qualche ditta ha proposto, dice: guardi, io con 200 e rotto e 1000 euro fornisco lo stesso. Forniscolo. Questo. E allora io non lo so, dobbiamo avere vergogna di essere cittadini aversani oppure no? E purtroppo questi signori politici a tutti i livelli, chiariamo, e tutti i colori politici, dico a tutti i livelli e tutti i colori politici, se ne sono strafregati. Questa è la realtà. Perché l'ha differenziata, l'ha differenziata, è anche colpa del cittadino, ma non è, è soltanto colpa del cittadino. Se mio padre si ubriaca, non può pretendere da me che non devo bere il vino. Questo. Ah, salve. Ciao. No, ma io credo che si dovrebbe mettere normalmente il cittadino in condizione di fare la raccolta differenziata. Ciò significa, cioè, fare un'ulteriore informazione per vedere un po' come si fa la raccolta differenziata, per vedere come bisogna separare la spazzatura. Non bisogna solo dire fare la raccolta differenziata e basta. Questo è il problema principale. Il fatto delle buste, ritornando al fatto delle buste, cioè per le buste si dovrebbe creare un sistema. Cioè, le famiglie, ad esempio, io dove abito, a tale indirizzo, allora tale indirizzo corrisponde a quante famiglie? A 4 famiglie. Bisognerebbe dare i componenti della famiglia, dare direttamente le buste e prendersi una piccola percentuale sulla bolletta della spazzatura, senza ulteriore fare danni inutili, perché per le buste nel comune è sempre un problema, perché non si sa se le buste vengono utilizzate veramente per i cittadini oppure per uso proprio. Boh, bisognerebbe vedere, cioè veramente come stanno le cose. Ma le cose secondo me stanno semplicemente che le buste dovrebbero essere consegnate a casa, come fanno tanti paesi europei. Punto. Cioè, non è che c'è bisogno di andare oltre per capire cosa bisogna fare. E poi la differenza, per fare la differenziata, bisognerebbe non dire solo fare la differenziata, seguire la differenziata. Quando vengono a prelevare la tutto il ciclo, diciamo. Il ciclo della differenziata, bisognerebbe seguire la differenziata e vedere cosa succede veramente per la differenziata. Questo è il problema, cioè non bisogna solo dire bisogna fare così, così e così e poi non c'è seguito a queste cose. Se ci sarebbe un seguito a queste cose, allora il cittadino viene messo in condizione di fare veramente la raccolta differenziata, e se non si fa dovrebbe essere multato in base alla situazione che, cioè, uno vede, verifica. Danno creato all'ambiente, e quindi dovrebbe essere multato dovuto a questo problema. Cioè, questo credo che si dovrebbe fare, poi non lo so. Vi ringrazio per la sua opinione.